Perché da un lato hanno affidato La tensione politica si accende su Viale delle Palme. La parallela di Viale Buozzi, ma molto meno blasonata, è curata. Nel 2005 l'allora onorevole Gianluigi Scaltritti, PDL, riuscì a finanziare con 900.000 euro un progetto per la sistemazione, pulizia e riqualificazione di una strada che negli anni era divenuta un ricettacolo di immondizie e ritrovo di strani personaggi, spesso tossicodipendenti. Nel 2006 Gaspari trovò i fondi chiave in mano, ma la riorganizzazione della macchina comunale, secondo il consigliere PDL Bruno Gabrielli, rallentarono i tempi della messa in opera del progetto. C'è un giallo però, che la minoranza porta alla luce. Dei 900.000 euro, solo 400.000 sono stati impiegati per un progetto di riqualificazione. Gli altri sono stati scorporati, procedura che, secondo Gabrielli, peraltro avvocato, non poteva essere compiuta. Da qui l'esposto all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici. Di questi 900.000 euro messi a disposizione dal governo di allora, soltanto 370.000 euro sono stati dati attraverso un appalto, mentre il resto, e parliamo più di 500.000 euro, sono rimasti a disposizione dell'amministrazione e quindi spesi attraverso delle semplici determine dirigenziali, attraverso delle procedure negoziate. L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i lavori, la fornitura e i servizi prevede proprio che queste siano delle procedure che vanno in qualche modo ad eludere la legge in materia, perché la legge impone che tutto, quando siamo in presenza di un unico lotto, venga previsto attraverso l'appalto. Resta da capire come siano stati spesi questi 500.000 euro e qui si apre un altro giallo sul quale l'amministrazione Gaspari dovrà far luce, o meglio, fornire spiegazioni ai cittadini.